Salve ragazzi ed eccoci ad una nuova video recensione di cinefusi.it. Come al solito, prima di cominciare con il video di oggi, sigla! Il film di oggi è Black Panther, diretto e coscritto da Ryan Coogler, regista, sceneggiatore e produttore statunitense, noto al grande pubblico per il suo precedente film Creed Nato per combattere, uno spin-off sulla famosa serie di film sul personaggio di Rocky Balboa. Ma torniamo al film di oggi, Black Panther, la 17ª pellicola del Marvel Cinematic Universe, che racconta la storia di T'Challa, ovvero Black Panther, il quale viene incoronato come il nuovo re del Wakanda, una nazione nascosta nel cuore dell'Africa e che ha raggiunto il pieno e completo equilibrio tra sviluppo, tecnologia e ambiente. Probabilmente il paese più avanzato dal punto di vista sia tecnico sia militare, grazie soprattutto al vibranio, un metallo che si trova da sempre nelle viscere del paese. Il problema è che due nemici di T'Challa decidono di allearsi per impedirgli di governare sul Wakanda. Il cast del film è composto dal protagonista, Black Panther T'Challa, interpretato da Chadwick Boseman, attore che comunque ha raggiunto tardi il successo, soprattutto grazie a pellicole come ad esempio 42, che racconta la storia vera di Jackie Robinson, il primo giocatore di baseball afroamericano a poter accedere alla Major League, ed anche all'altra buonissima pellicola Get On Up, che racconta invece la storia di James Brown. Ed anche in questo suo per ora ultimo film è molto bravo, e davvero in parte per rivestire i panni della Pantera Nera. Poi c'è Nakia, interpretata invece da Lupita Nyong'o, Okoye, capo delle guardie del corpo di T'Challa, interpretata invece da Danai Gurira, Hukabi, il miglior amico di T'Challa ed anche capo della tribù di confine che deve proteggere il Wakanda, interpretato dalla rivelazione Daniel Kaluuya. Poi ci sono anche Everett Ross, agente della CIA che avevamo già conosciuto in Captain American Civil War, interpretato sempre da Martin Freeman, Shuri, la sorella di T'Challa, interpretata dalla giovane Letitia Wright, che avrete potuto vedere nell'episodio Black Museum dell'ultima stagione di Black Mirror. Ma c'è anche Ramonda, la regina del Wakanda e madre di T'Challa e Shuri, interpretata da una grande Angela Bassett, Zuri, interpretato invece dal grande Forest Whitaker, Ulysses Klaue, che anche lui avevamo già visto in un altro film, ovvero in Avengers Age of Ultron, interpretato sempre da Andy Serkins, M'Baku, leader supremo di un'altra tribù del Wakanda, interpretato da Winston Duke, ed infine c'è il personaggio di Eric Killmonger, di cui non voglio dirvi comunque troppo per evitare i soliti spoiler inutili, interpretato da Michael B. Jordan, davvero molto bravo e che mi aveva già stupito molto in Creed Nato per combattere, che come vi dicevo è sempre dello stesso regista Ryan Coogler. Ma torniamo a Black Panther, il primo supereroe afroamericano trasposto sul grande schermo all'interno di questo Marvel Cinematic Universe. Un supereroe creato dalla penna di Stan Lee e Jack Kirby, apparso per la prima volta nel 1966 sui fumetti della Marvel Comics, ma ed in realtà visto per la prima volta sul grande schermo in Captain American Civil War, anche se lì comunque diciamo che è in un ruolo secondario e non è il protagonista indiscusso, mentre questa volta il film gira proprio tutto intorno a lui. Un eroe, a volte anche anti-eroe, particolare all'interno di questo vasto universo Marvel. Un universo decisamente molto grande, molto vasto, all'interno del quale spicca senza ombra di dubbio questo film. Una pellicola davvero ben scritta, dato che funziona anche per il buon lavoro di scrittura che c'è alla base, anche se non è privo di difetti, ma funziona anche per la regia di Ryan Coogler, che già comunque non mi era dispiaciuto, come vi dicevo in precedenza, in Creed Nato per combattere. Inoltre, le varie interpretazioni sono davvero ottime. Chadwick Boseman nei panni del supereroe wakandiano è perfetto. Michael B. Jordan è davvero sorprendente e mi ha stupito molto per come è riuscito a entrare nella psicologia del suo personaggio. Anche Serkins e Freeman sono stati davvero molto bravi ed è anche curioso il fatto che rivediamo sul grande schermo nuovamente la coppia di Gollum e Bilbo Baggins, che fa anche sorridere, ma sono davvero anche in parte gli altri attori non protagonisti, ovvero Angela Bassett, Lupita Nyong'o e il grandissimo Forest Whitaker. Inoltre una pellicola pazzesca per gli effetti visivi. La nazione africana è realizzata in maniera spettacolare grazie a degli effetti digitali davvero top. Una pellicola in cui è palese il fatto che abbiano cercato di realizzare un qualcosa di diverso e di particolare, e questa volta riuscendoci con ottimi risultati, dato che
quando ci avevano provato con il Dio del Tuono, diciamo che i risultati non erano stati dei migliori. Ed infine, in questi aspetti positivi, c'è la colonna sonora composta da Ludwig Göransson e curata dal rapper statunitense Kendrick Lamar. Una colonna sonora davvero molto evocativa ed in perfetta sintonia con i vari toni cupi della pellicola. Mentre tra gli aspetti negativi di questo film posso citare forse la mancanza di tanta azione che possiamo vedere soprattutto, diciamo, nella parte finale del film, e poi la parte iniziale forse un po' troppo lunga per essere solamente un'introduzione, ma questo è giustificato dal fatto che, dato che non è un qualcosa che avevamo visto più profonditamente, questa volta ci è stato spiegato molto di più su questo popolo, su questo personaggio, dato che non bastava quello che avevamo solamente visto e capito e interpretato dalla visione di Captain American Civil War. Per questi motivi il mio voto generale a questa pellicola è comunque un 8. Un buonissimo film che trovo all'interno di questo Marvel Cinematic Universe inferiore solamente ai due capitoli sui Guardiani della Galassia di James Gunn e al primo Avengers diretto da Joss Whedon. Un film che tratta argomenti diversi, su tutti comunque il tema del razzismo, o meglio dell'antirazzismo, ma che parla anche del rapporto paritario comunque tra uomo e donna, del rapporto tra padre e figlio, della responsabilità e del coraggio che deve avere un re nel governare, ed anche di politica e di come questa funziona al giorno d'oggi. In particolar modo si concentra sulla politica estera e di come il Wakanda, grazie all'assenza di ponti tra questo paese ed altre nazioni, si è riuscito lo stesso, e anzi con ottimi risultati, a crescere e prosperare, nonostante si trovi comunque in un continente così povero. Insomma, Black Panther è sicuramente una nuova svolta, una rivoluzione all'interno di questo Marvel Cinematic Universe, il quale questa volta si prende anche molto più sul serio, perché le varie battutine che comunque caratterizzavano questo universo condiviso e questi film non sono poi così marcate come nelle precedenti pellicole. E il risultato è un film molto più, come dicevo, serio, cupo e anche più intrigante. Nonostante venga un po' a mancare la parte action, che troviamo, come vi dicevo, quasi interamente nella parte finale del film. Ma nonostante ciò resta una delle migliori pellicole di questo grande universo condiviso, e per questo non vedo l'ora che arrivi nelle nostre sale il tanto atteso Avengers Infinity War. La 19ª pellicola di questo Marvel Cinematic Universe che, a detta del presidente e produttore esecutivo della Marvel, Kevin Feige, è solo all'inizio. Detto questo, posso concludere ricordandovi che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividere questo video sui vostri vari social. Inoltre, a noi cinefusi.it non ci trovate solamente qui su YouTube, ma soprattutto sul sito web, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, di cui trovate i nomi qua in alto, qualche link qua nelle schede, tutti i link qua sotto in descrizione. Sempre qua sotto in descrizione trovate offerte Amazon e tutti i link dei film citati all'interno di questo video. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!